Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Keyforge è un gioco di carte dove si acquista direttamente un mazzo che può essere giocato immediatamente, contenente la bellezza di 37 carte che andranno a formare l'unico che stringerete tra le mani. Ora, a differenza di tutti gli altri trading card games, dove acquistando una bustina si otterrà solitamente un assortimento di 15 carte per Magic, 10 per Pokémon e 9 per Yu-Gi-Oh!, tanto per citare tre dei giochi più conosciuti, come già detto nel nostro gioco di mazzi unici al mondo, avere quasi una quarantina di carte ogni volta che si acquisterà una confezione causerà l'aumento esponenziale di spazio occupato da queste ultime che rischieranno di invadere qualsiasi angolo di casa vostra. Infatti, una delle domande che più mi sono state fatte negli ultimi periodi è: Arconte, ma una volta che avrò acquistato un numero considerevole di deck, come farò ad averli tutti sistemati da una parte senza occupare uno spazio che potrei utilizzare per altro? Prima di rispondere a questa domanda, piccola informazione di servizio. Domenica 5 settembre, a partire dalle ore 15, si svolgerà il torneo cittadino di Keyforge qui, all'Aquila, durante l'evento Sulle Tracce del Drago, la fiera del fumetto del capoluogo abruzzese. In descrizione vi lascerò tutte le informazioni utili per saperne di più. Vi aspetto! Ed ora scopriamo assieme, attraverso 4 soluzioni, come conservare al meglio la vostra collezione di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. In principio ho iniziato a custodire i miei mazzi personali in raccoglitori di carte tradizionali. Ma, dopo averne comprati di diversi, mi sono reso ben presto conto che non sarebbe stata proprio una soluzione, in primis economica e in secondo luogo salvaspazio. Quindi ho deciso, infine, di conservare tra le pagine a 9 tasche solamente i deck della leaderboard, avendo questi ultimi specifiche carte con immagini diverse dalle originali alle quali siamo abituati. In un prossimo video ne parlerò più nel dettaglio. Quindi mi ritrovavo al punto di partenza, alla ricerca di un modo che però non ha tardato ad arrivare. Infatti la prima soluzione che sto per proporvi non solo potrà essere reperita ipoteticamente a costo zero, ma sarà molto probabilmente già presente da qualche parte in casa vostra. Di cosa sto parlando? Scopriamolo assieme. Una semplice scatola per le scarpe, infatti, potrà rappresentare un valido sostituto di qualsiasi altro sistema presente sul mercato. Prendendo ad esempio una classica confezione, al suo interno potranno essere sistemati un massimo approssimativo di 79 unici. Guardando comunque come si andranno a collocare le carte, sarà altamente probabile che si crei confusione. Cosa intendo? Tra una fila e l'altra, ad esempio, non c'è assolutamente nulla che delimiti un confine. Una linea di demarcazione netta che possa separare le varie pile. Questa mancanza non solo permetterà alle carte di mescolarsi tra loro quando sposterete la scatola, creando a volte dei disagi non indifferenti, ma porterà alla lunga anche a danneggiare le singole unità degli unici, che voglio ricordare bene, porterebbero ad invalidare l'uso dell'intero mazzo. Come fare allora? Bisognerà prestare estrema attenzione ogni volta che si sposterà l'intera scatola? Nessuna paura. Per ovviare a questa mancanza c'è una soluzione semplice che richiederà pochi secondi per essere realizzata. Servendovi di semplici fogli di carta formato A4, potrete creare i vostri divisori
fatti in casa. Vi basterà piegare il foglio a metà sulla parte lunga ed infine prendere le misure per la piega contenitiva. Quest'ultima vi assicurerà che ogni carta compresa in una specifica fila non rischierà di mescolarsi con carte di altre file. Se il foglio non sarà sufficientemente lungo per coprire l'intera misura della scatola, vi basterà ripetere il procedimento di creazione con un secondo foglio ed incorporarlo al primo, così da aumentarne, per quel che basta, le dimensioni. È un piccolo trucco che anche quando ero un giovane giocatore di Pokémon ha salvato l'integrità di moltissime carte che tuttora ho a disposizione per il formato esteso. Passiamo ora alla seconda soluzione che potrete reperire direttamente dalla vostra fumetteria di fiducia. La scatola contenente in origine le stagioni competitive e quella dedicata al kit ombre si presteranno in modo eccellente allo stoccaggio dei mazzi. In ognuna di esse potranno essere contenuti rispettivamente un massimo approssimativo di 33 deck per la scatola delle stagioni competitive e un massimo approssimativo di 60 unici per quella del kit ombre. Mi raccomando di essere cauti per quanto riguarda i contenitori di Keyforge. Questi, per intenderci. Perché? Avendo le linguette di chiusura interne alla confezione, che non si inseriranno in apposite fessure, rischierete di danneggiare le carte. Il consiglio che posso darvi è quello di non riempire a capacità massima, ma lasciare un piccolo spazio di movimento per facilitarvi non solo nella chiusura, ma anche nell'estrazione di eventuali unici. Essendo, come avete visto, una fila di carte, risulterà comunque difficile a primo colpo recuperare qualsiasi mazzo. Ebbene, c'è una soluzione che ovvierà anche a questa richiesta. Essendo la carta identità l'unità più rappresentativa del mazzo, vi basterà fornirvi di una bustina protettiva. Una volta imbustata la carta, non vi resterà altro da fare che ricongiungerla con l'intero unico, per avere così un risultato finale tale da creare un colpo d'occhio ottimale, atto a farvi recuperare nel modo più semplice possibile qualsiasi deck della vostra collezione. Questo piccolo trucco potrà essere utilizzato anche con la scatola di scarpe, e con qualsiasi altro contenitore che potrà ospitare delle bustine protettive. Chiedete ai vostri commercianti di fiducia se hanno a disposizione ancora delle scatole come quelle appena trattate, che non vengono più utilizzate. In quel caso avrete a disposizione un buon contenitore, brandizzato Keyforge, dove potrete conservare i vostri unici. Passiamo ora alla terza soluzione, che rappresenta anche la più ordinaria. La classica scatola di stoccaggio di colore bianco è stata ideata e creata appositamente per contenere al meglio una grande quantità di carte. Al suo interno potranno essere inclusi un numero massimo approssimativo di 116 mazzi. C'è poco da dire su questa confezione.
è, credo, la più nota in qualsiasi ambito che riguardi i trading card game, dato che se ne possono trovare in gran numero in qualsiasi fumetteria. Ci sono poi diversi formati, a 3, 2 e singolo canale, e colori che variano in uno spettro infinito. Per quanto riguarda quella che avete appena visto, ringrazio Stefano di Grande Inverno, troverete il link della pagina Facebook in descrizione per averla messa a disposizione del video. Per riuscire a reperirla invece, risulta essere abbastanza difficile averla a prezzi accessibili. Il valore di questo articolo cambia a seconda di chi dice di averla acquistata. In descrizione vi lascerò il link della più economica che ho trovato in mercato, con l'unica differenza da quella mostrata in questo video che sarà a canale singolo. Se vorrete optare invece per quella a quattro file, potrete chiedere anche a Stefano di Grande Inverno dove l'ha acquistata. In descrizione comunque vi lascerò un altro link dove potrete trovarla a prezzi piuttosto accessibili. Lasciatemi un commento invece se avete scovato occasioni che potranno essere utili a chi è intenzionato ad acquistare questo prodotto, così da aumentare le possibilità di scelta a seconda delle proprie necessità. Passiamo ora all'ultima opzione che è stata proposta sul canale Telegram del Keyforge Network, come sempre link in descrizione, dove Cristiano Erente ha proposto una soluzione, niente di meno che nativa della casa produttrice di mobili più famosa al mondo. La mini cassettiera a moppe proveniente dagli scaffali dell'IKEA sembrerebbe creata appositamente per contenere carte di formato standard. Avendo ben 6 scaffali dove poter conservare la vostra intera collezione, al suo interno potranno essere contenuti un numero massimo approssimativo di 206 mazzi. Purtroppo in questo articolo ci saranno delle limitazioni, che comunque non creeranno problemi a chi la utilizzerà, come il non poter delimitare i vari mazzi con la bustina protettiva, dato che, fisicamente parlando, sarà poi difficile richiudere i cassetti. Ma in questo caso, nello specifico, un semplice foglietto di carta potrà risolvere ogni problema legato a questo ostacolo. Infatti le bustine usciranno di quel poco che intralcerà la chiusura, andando, se forzerete il cassetto, a danneggiare la carta identità del vostro unico. Utilizzando invece un semplice pezzo di carta bianco, potrete ovviare alla mancata divisione con una soluzione economica che non danneggerà assolutamente né il meccanismo di chiusura né tantomeno il contenuto del cassetto. Il moppe è disponibile in ogni IKEA della vostra città ad un costo indicativo di 19,95€ per il formato più grande. Seguono poi il medio dal costo indicativo di 17€ e la versione più piccola dal costo indicativo di 12€. In descrizione vi lascerò i link alle pagine web dove potrete scegliere il moppe che farà più al caso vostro. Quindi, riassumendo, ecco a voi una schermata riepilogativa per ogni prodotto trattato in questo video. Notate bene e ricordate sempre che inserire a pieno carico i vostri unici all'interno di ognuno di questi prodotti non vi consentirà una libertà di movimento, utile a recuperare qualsivoglia deck in modo semplice ed accessibile.
L'avere un posto dedicato ai vostri mazzi che attualmente non utilizzate potrà salvaguardare nel migliore dei modi la vostra intera collezione di carte, permettendovi di recuperare qualsiasi unico in qualsiasi momento pronto per essere giocato nei diversi formati da torneo che sono previsti in Keyforge. Presto arriverà un video 2.0 qui sul canale che ne parlerà più nel dettaglio. Inoltre, tutte le soluzioni che sono state trattate saranno altrettanto valide per chi gioca a Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood, Dragon Ball, Force of Will, Vanguard e molti altri TCG di formato standard o giapponese, e rappresenteranno, a mio personale parere, le scelte numero 1 per conservare nel migliore dei modi dagli agenti esterni che ne comprometterebbero l'integrità la vostra intera collezione di carte. E voi, quale di queste soluzioni avete adottato o adotterete? Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione in merito, o se avete scelto un sistema che non è stato menzionato in questo video, così da allargare all'intera community la rosa di possibili modalità da poter selezionare a seconda delle proprie esigenze. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.